Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, carissimi ragazzi e ragazzi, fratelli e sorelle, in particolare Vincenzo e Speranza, a cui speriamo, ecco, al termine di queste brevi riflessioni, dedicare un pensiero di augurio e anche di considerazione alla grande festa che oggi vivono. Abbiamo ascoltato bene il Vangelo di oggi. Gesù è risorto veramente, ci ha detto San Luca, non era un fantasma. Conoscete i fantasmi voi? Avete mai visto i fantasmi? No? Sapete che dicono, non lo so se è vero, che qui a Sermoneta nel castello c'è un fantasma? Non so se l'avete mai sentita questa cosa. L'avete sentita? Sarà vero, non sarà vero? Ma un fantasma come è fatto, ragazzi? Un fantasma è come noi, c'ha carne e ossa? È una cosa un po' strana, è un mezzo spirito, non si sa se si tocca, se non si tocca, no? Allora, avete visto che oggi nel Vangelo abbiamo sentito parlare di possibili fantasmi, perché Gesù appare agli apostoli. Noi dobbiamo cercare di metterci nei panni di questi fratelli, perché Gesù era morto veramente, non era morto per scherzo, ed era morto di una morte bruttissima, di una morte orrenda, morto in croce, calato dalla croce, era diventato freddo come un cadavere, tutto quanto, ed era stato messo dentro un sepolcro. Capite che rivederlo vivo, uno prende un colpo. Dice, ma che è successo? Sarà il fantasma di Gesù? Sconvolti, abbiamo sentito nell'Evangelo, appena l'hanno visto, pieni di paura. Ma chi ci sta qua davanti? Credevano di vedere un fantasma. E cosa dice Gesù? Perché siete turbati? Come se niente fosse, perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Dice, un fantasma, dice proprio lui, non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Quindi, toccatemi, guardate. Dobbiamo cercare di immaginare la scena. Questi stanno là con due occhi così, dice. Lo toccano. Ci tocca. Cioè, non è un fantasma, c'ha una consistenza, c'ha un corpo. E dice, ma che sta succedendo? In termini contemporanei avremmo detto, ma che stiamo su scherzi a parte, ma che è successo? Allora Gesù dice, allora facciamo una cosa, così vi convincete proprio al 100%. Avete qualcosa da mangiare? E che cosa fanno? Gli danno una porzione di pesce arrostito. Voi dovete immaginare le facce, no? E Gesù prende il pesce e se lo mangia. Immaginate che facce che c'avevano questi che stavano lì con due occhi così, dice, questo mangia, fa, mastica, ingoia. E quindi? Che è successo? Qual è la morale di questo Vangelo? Sono due settimane che ce lo stiamo dicendo. La Chiesa, la Quaresima dura 40 giorni, il tempo di Pasqua ne dura 50, un po' di più. Capite? Perché dentro il nostro cuore dobbiamo tornare, riflettere sul grande annuncio di Pasqua, che è questo, ce lo siamo detto le domeniche scorse. Il Signore è veramente risorto, non è una favola, non è una leggenda, una invenzione. Ci sono i testimoni oculari. Voi capite che quando sono state scritte queste cose, i testimoni erano ancora viventi, avrebbero potuto essere sbugiardati davanti a tutti. L'hanno visto, non lo hanno visto tutti Gesù risorto, ma lo hanno visto alcuni e lo hanno annunciato, ma l'hanno visto veramente, non per scherzo. La nostra fede, voi sapete, a un certo punto noi diremo nel credo, credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, no? Apostolica perché? Perché la fede è arrivata fino a noi attraverso l'annuncio dei 12 apostoli. Allora rifacciamo questa domanda un'altra volta, pure questa domanda. Ci credete tutti che Gesù è veramente risorto? Ma veramente? Questo ce lo dobbiamo chiedere nel cuore. Perché le altre due letture, e già vado verso la conclusione, ci presentano due situazioni differenti. Quindi che Gesù è veramente risorto è un dato di fatto. Allora, ci sono due possibilità. O io non ci credo, quindi non mi rendo conto di tante cose che faccio. E questa è una cosa che chiede una conversione, ma che dinanzi a tanti comportamenti, come dire, ne diminuisce la responsabilità. Vi ho già detto tante altre volte, no? Secondo voi, chi non va a messa la domenica, è possibile? Sapete che molta gente dicono, io credo, ma non sono praticante. L'avete mai sentito dire questa cosa qui?
Proviamo un attimo a riflettere, ma è vera secondo voi questa frase o no? Io credo ma non sono praticante. Cioè tu credi che veramente Gesù Cristo è risorto, cioè che è Dio, d'accordo? E Dio ti ha fatto come regalo perché la messa se l'ha inventata nostro Signore. Cioè io quando vado a consacrare ripeto quelle cose che troviamo scritte nei Vangeli, le parole che Gesù ha detto nell'ultima cena. E lui ha detto fate questo in memoria di me, non è che la Chiesa agisce di testa propria, il Papa fa le cose di capoccia sua o i preti fanno le cose di testa sua. Siccome noi ci crediamo che Gesù Cristo è Dio, abbiamo ricevuto il sacramento dell'ordine, dobbiamo mettere in pratica quello che ha detto lui, perché lui è Dio e l'ha dimostrato con la sua risurrezione, capite? È possibile che una persona creda veramente che Gesù è Dio e Dio scende in mezzo a noi, si viene a fare incontrare e non lo va a incontrare? È possibile? Possibile? Che dite voi? O penso storto soltanto io? Dico, a me non mi sembra tanto possibile. Quindi la prima grande domanda che tutti ci dobbiamo sempre fare è: sono nato in Italia, sono stato battezzato, ho fatto la prima comunione, ho fatto la cresima, mi sono sposato in chiesa, d'accordo? Quindi, diciamo, ho fatto le cose, come dire, regolarmente corrette. Ma io mi sono mai chiesto, cioè questa cosa, perché noi siamo stati battezzati da bambini quando non capivamo niente, siamo andati a catechismo perché ci hanno mandato i genitori. Sapeste quanti ragazzi, io lo dico sempre, dico che stai a fare a catechismo? Io vengo a catechismo perché mio padre e mia madre me ci mandano per forza, quindi che devo fare? Non posso mica ribellare. E li ringrazio perché sono sinceri, sono, no? Ma arriva un momento nella nostra vita in cui io devo dire, ma io ci credo o non ci credo? Punto interrogativo. E agire di conseguenza. Quindi, nella prima lettura, San Pietro, se avete fatto caso, quando annuncia la risurrezione, dice, guardate, voi avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto che fosse messo in libertà un assassino, perché Barabba era un assassino, non era un brigantino così, era un omicida. Era un delinquente e avete ammazzato Gesù Cristo. Dice, voi avete agito per ignoranza senza rendervi conto di quello che facevate. Perché? Perché non ci credevate che quello era Dio, altrimenti non vi avreste fatto fare una fine del genere. Quindi però, siccome con la risurrezione lui vi ha dimostrato che è Dio, adesso dovete convertirvi. Quindi quando una persona non ci crede veramente, non si rende conto di chi è Gesù, cosa significa la conversione? Significa che mi metto a riflettere e dico, Signore mio, ci credo veramente che tu sei Dio. Mi dispiace che fino ad oggi ho vissuto una vita come se tu non fossi Dio, come se tu non fossi esistito. Questo è il primo caso. Poi c'è il secondo caso, nella seconda lettura, San Giovanni dice queste testuali parole. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E continua, dice, chi dice lo conosco a Gesù e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo. Ora io posso anche dire sì, io ci credo, tutto sommato tutto quello che è successo, nostro Signore Gesù Cristo veramente è Dio, però voglio fare una mia vita come se lui non ci fosse. Questo è un pochino più grave, questo qui, perché io non è che non ne sono consapevole, non ci ho mai pensato abbastanza. Molti battezzati vivono, ripeto, al rimorchio di una fede più o meno vaga, respirata in famiglia, senza essersi mai posti veramente il problema o di qua o di là, capito? Non è che dice sì, io sono più o meno cattolico, quindi sì, faccio pure l'8 per 1000, tutte queste cose qui, la Chiesa più o meno mi sta abbastanza bene, però non mi pongo fino in fondo il problema. No, no, c'è gente che dice no, io ci credo, però scelgo di vivere una vita differente. So quali sono i comandamenti, ma siccome mi sembrano troppo gravosi non li osservo e faccio come mi pare. Questo è un pochino più grave, capite? Perché un conto è agire per ignoranza o per inconsapevolezza, un conto è dire io anche sapendo quello che dovrei fare faccio il contrario, e anche in questa cosa è necessaria la conversione. Ecco perché Gesù, e concludo, dopo che si è fatto toccare, che ha mangiato con loro, ritorna a dire guardate, non vi meravigliate di quello che è successo, perché tutto quello che mi è successo era stato scritto nelle scritture. Comincia a spiegargli tutta la Bibbia, Mosè, i profeti e i salmi, gli fa vedere tutte le cose che erano state dette e profetizzate di lui e dice questo è quello che è successo. Adesso quindi andate e nel mio nome cosa dovete fare? Predicare la conversione. Conversione che significa
a quelli che ancora non ci credono, ditegli, guarda che Gesù è Dio, questi sono i segni che ci ha lasciato, pensaci, perché noi non possiamo non pensarci, non possiamo ignorare questo fatto. Noi oggi, che anno siamo oggi? Nel 2021, dopo Cristo. Quindi significa che la venuta di Cristo nella storia, cioè, è stato un fatto significativo, si è cominciato a contare il tempo da Cristo. Sapete i romani da dove contavano il tempo? I romani, noi siamo discendenti dei romani, mica contavano il tempo da Cristo. Lo sapete, no? Ab urbe condita, quando è stata fondata Roma? Nel 753 avanti Cristo. Quindi se contassimo il tempo come contavano i romani, sapete in che anno staremmo adesso? Non nel 2021, ma 2021 più 753, cioè staremmo nel 2774, invece siamo nel 2021, ricontiamo il tempo da Cristo. Le persone che pur avendo in qualche modo conosciuto e avendo maturato anche una certa coscienza di chi è Gesù, vivono lontano da Lui, devono convertirsi, sta attento figlio mio, perché se tu fai così, che succede al termine della vita, figlioli miei cari? Vanno tutti in paradiso comunque sia andata? Non c'è niente dopo la morte? Oppure dopo la morte comunque sia andata, andrà comunque bene, andiamo tutti quanti a stare in cielo? D'accordo? Com'è la faccenda secondo voi? Noi la faccenda non ce la possiamo inventare. Chi è che ci ha detto come sono le cose dopo la vita? Gesù. Cosa ci ha detto Gesù nel Vangelo? Il giorno del giudizio universale io chiamerò tutta l'umanità davanti a me e ci saranno le pecore a destra e i capri alla sinistra. Matteo 25. Alle pecore dirò: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. E ai capri dirò brutte parole: via da me maledetti nel fuoco eterno preparati per il diavolo e per i suoi angeli. È vero questo? O anche queste sono tutte stupidaggini, sono tutte favole inventate dai preti per mettere paura alla gente, dalla Chiesa, che siamo nel 2021, ti pare che dobbiamo ancora credere a queste cose? Capite? Se Gesù Cristo è Dio, quello che ha detto nel Vangelo è vero. Se Gesù Cristo è uno qualunque, non si sa bene chi è, posso tranquillamente fare spallucce. Solo che c'è un problema, che le cose stanno come ha detto nostro Signore. Sia chi ci crede, sia che non ci crede, quando sarà morto si troverà dinanzi a quella realtà e non c'è possibilità, capite? Quindi è importante per tutti noi camminare in conversione. Bene, Vincenzo e Speranza hanno avuto la grazia di fondare il loro matrimonio sulla cosa più bella che esiste, che è un sigillo sacramentale. Nostro Signore Gesù Cristo, dice la Chiesa, ha voluto elevare il matrimonio che Dio ha disposto come vincolo di unione tra un uomo e una donna fin nella stessa creazione, perché lo fu detto ai nostri progenitori: crescete e moltiplicatevi, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. L'ha elevato alla dignità di sacramento. È un dono grande che avete ricevuto e oggi dite il vostro grazie al Signore, e certamente io mi permetto di dire un piccolo grazie a nome della comunità cristiana, perché ai sacramenti ricevuti noi possiamo essere fedeli oppure possiamo non essere fedeli. Non tutti i matrimoni arrivano fino a 50 anni e sicuramente, questa è retorica, non è facile rimanere insieme una vita, ci sono tante vicissitudini, tante difficoltà che si può scegliere di affrontare, a volte anche soffrendo un po' e superando tante difficoltà, oppure purtroppo, come di questi tempi accade non di rado, di mandare tutto quanto per aria. Ecco, quindi siamo grati al Signore, sicuramente anche i figli di Vincenzo e di Speranza saranno contenti. Facciamo un attimo di ringraziamento e di silenzio e poi ringraziamo il Signore per questo dono, augurando a Vincenzo e Speranza di arrivare al 60esimo, al 70esimo, ecco, e di condurre fino alla fine la vita insieme, uniti nel Signore, grati per tutto quello che da Lui avete ricevuto. Siano lodati Gesù e Maria.